Sono nuovamente tra voi. Cerca Medianico K attraverso Marco 2006 a cura di VB. Chi legge non conosce il tedesco. Johann Sebastian Bach freut und erleichtert euch. Sono nuovamente tra voi e di nuovo abbraccio questo strumento e voi. Io sono il vostro fratello Johann Sebastian Bach e sono qua oggi per un fine mai obsoleto ma tautologico, e cioè quello di ribadire l'importanza, mai troppo sentita nel mondo umano dalle creature, della via mistica come approccio essenziale a queste realtà. La preghiera rappresenta il contatto, dal punto di vista del piano mentale, tra i gusci intellettivi e i gusci supernormali. Ciò non avviene nella via della conoscenza che privilegia i primi due, cioè i due gusci intellettivi. Ciò non avviene nella via dell'azione, che unisce l'opera dei gusci istintivi a quella di tali gusci intellettivi. Solo la via mistica unisce, crea, un'interazione tra i gusci intellettivi e quelli supernormali del veicolo mentale, facilitando così quella che i nostri istruttori chiamano apodissi della coscienza, ossia la dimostrazione, la manifestazione, l'estrinsecazione di quell'intimo senso di spazio che è tipico di chi conosce la libertà reale. In questo senso, dunque, amici e fratelli, mi permetto di suggerire l'importanza di un corretto rapporto vibratorio con i vostri gusci supernormali e quindi un corretto legame con la via mistica. Essa è la soluzione di ogni equazione. Nell'era del Padre si privilegiò la via dell'azione, anche nel rapporto con la divinità. Nell'era del Figlio, ed assai più nell'era dello Spirito Santo, cioè quella che ci attende, sarà più importante la via mistica, perché essa è il tramite tra il veicolo mentale ed il piano acasico. La via dell'azione sta alla forza, come la via della conoscenza sta all'intelletto e all'intelligenza in senso più generale. Così lo spirito sta alla preghiera, alla conoscenza, all'intelligenza, all'azione ed alla forza. La proporzione dunque è continua, ma non infinita. Dal punto di vista della numerologia, sussistono due verità, la verità del ternario e la verità del quaternario. Esse si compenetrano nei sette piani di esistenza rappresentati nell'Apocalisse di Giovanni dai sette spiriti di Dio. La parola spirito in questo caso simbolizza appunto la compenetrazione dei piani di esistenza, nella manifestazione dunque del principio dell'emanazione nel grande progetto di evoluzione cosmica. Questo vostro fratello spera di avervi detto cose utili. Se non è così, chiedo venia. Se invece potesse essere diversamente, e allora vi ringrazia di aver permesso a lui di essere utile e vi saluta benedicente e prega per voi a ciò che troviate la vera luce, a ciò che riusciate a contemplare nelle cose belle l'infinita presenza, che possiate riconoscere i servi del padrone quando essi verranno alla vigna a chiedervi da parte del padrone il raccolto. Non fate come quei servi che uccisero gli altri servi e ne lapidarono alcuni. Che farà il padrone a questi servi che furono infedeli perché non riconobbero e non amarono il loro padrone? Amate Dio, possa ogni vostro giorno riflettere una delle vostre antifone che dice «Dies sanctificatus illuxit nobis». Santificato e spuntato su di noi, eccetera. A presto, fratelli. Johann Sebastian Bach.